CUP per fare le mammografie ordinarie. Allora, c'è ancora spazio per una sanità possibile? Il Partito Democratico questo spazio lo conosce, perché parte da un'esperienza, perché noi siamo stati i primi e gli unici a presentare un piano sanitario regionale, e da quella esperienza e attraverso il documento che abbiamo già prodotto noi vogliamo ripartire, e la sfida per la regione noi la vivremo con forza e ci metteremo le teste, le passioni e poi anche una faccia, ma prima di tutto ci mettiamo la passione e l'appartenenza per questo partito, per cui grazie. Luciano Monticelli, poi si prepari Zulli, poi Tommaso e abbiamo finito con gli interventi. Vi prego di restare qui. Grazie, buonasera a tutti. Io sono convinto che queste elezioni regionali noi le vinceremo. Le vinceremo perché sono convinto che non fare quello che lo hanno fatto gli altri, ma perché noi abbiamo delle idee, abbiamo un progetto che in questi giorni stiamo discutendo qui nel partito regionale, in realtà sulla presidenza del partito, che ha voluto proprio in questi giorni, in questi momenti caldi, iniziare un percorso che dovrà essere sicuramente programmato. Io però vorrei una regione anche che fosse diversa da quella che è un po' la politica, da quello che i cittadini spesso ci richiamano, a quel senso, a quel dovere che deve sentire nell'animo di chi si candida, di un amministratore, l'odore anche in volte della sofferenza dei cittadini, perché fuori, e ve lo dice un sindaco che quotidianamente ormai da tanti anni respira, sente ogni mattina la difficoltà, noi dobbiamo guardare con un occhio diverso. In questi anni abbiamo commesso tanti errori, forse a volte riesco a capire perché qualcuno ci dice qual è la differenza tra il PD e il PDL, beh, a volte queste critiche sono veritiere, perché non abbiamo assolto un dovere di cui i cittadini ci hanno chiamato per amministrare diversamente. Io ho apprezzato molto l'intervento del mio collega, che ci ritroviamo al CAL di Rocco D'Alfonso, quando mi parla di sociale. Beh, questo centro-destra ogni mattina, se voi aprite i giornali, con il nostro referente regionale al sociale, che poi è Teramano, ogni mattina sbandiera 1,5 milioni, 2 milioni, 3 milioni di euro. Ogni mattina mi ritrovo che, facendo la somma di tutto quello che ha donato fino ad oggi, troveremo circa 100 milioni. Però io la mattina continuo ad avere problemi sul sociale, problemi sul lavoro. I sindaci, gli amministratori spesso si sono tagliati le proprie indennità per aiutare ancora di più quelle che sono le difficoltà dei nostri cittadini. Io mi auguro, e questo per questo vinceremo caro Francesco Ricci e Francesco Mastromano, perché noi abbiamo l'idea di una regione Abruzzo diversa, perché noi non terremo nel cassetto la legge urbanistica ormai ferma da tantissimi anni, non avremo fermo per la legge sul turismo, perché non basta un passaggio nel mese di luglio e agosto della regione Abruzzo che va venduto come settore turismo. Il turismo è una scienza, ma è anche un ritorno a quelle che sono le peculiarità di un territorio. Noi spesso dimentichiamo il verde dell'Abruzzo, spesso quello che veniva definito la regione verde dei parchi, oggi questo slogan è perduto perché si parla di ombrina mare, perché non si parla della mobilità sostenibile. Voi immaginate sulla costa dei Trabocchi che ritorno culturale, turistico potrebbe avere una pista ciclabile, quella finalmente, come veniva definita, il corridoio verde adriatico, che doveva partire da Martinsicuro e finire a San Salvo, dove una grossa fetta di turismo, lo dice chi nel proprio territorio ha investito tantissimo nei servizi ciclabili, ha un segmento di turismo e di percentuale altissimo, perché c'è gente che vuol venire a pedalare, a trovare i borghi belli dell'Abruzzo, perché vuole vedere le torri di avvistamento, perché vuole andare a pranzo o a cena sul Trabocco. Io credo su questo noi vinceremo. Io ho conosciuto un'esperienza bellissima della regione Abruzzo,
dove per alcuni anni si è interessata del trasporto. Ricordo la giunta Falcone, dove c'era l'assessore ai trasporti Verticelli, dove con un finanziamento dell'Adventum abbiamo rimesso in quota quella che era una linea morta dalla Giulia Novaterra, abbiamo dato la possibilità di riaprire delle fermate, Pescara San Donato, Cerre di Pineto. C'erano altre tante che poi non so se sono andate avanti, l'elettrificazione della Giulia Novaterra. Sono stati interventi che hanno riportato una percentuale bassissima di pendolari sul vettore ferroviario a portarli all'altezza. Purtroppo non siamo stati poi capaci ad entrare oltre. Se voi pensate che l'accordo Italo, che parte dal nord Italia per arrivare fino alle Marche, il presidente della regione Spacca ha firmato un accordo con Italo, ma purtroppo noi non abbiamo mezzi ferroviari dell'altissima velocità che arrivano alle nostre città da Pescara, Vasto, San Salvo o Giulianova. Noi abbiamo un grosso etico. Ecco allora perché io sono convinto che queste elezioni le vinceremo. Con donne e uomini che sono all'altezza, c'era qualcuno che è intervenuto prima di me che molto più conosce la macchina amministrativa, ma non basta solo quello. L'Abruzzo è di 1.300.000 abitanti, volendo un presidente della regione 5 persone al giorno nell'intero mandato riesce a conoscere tutti i cittadini dell'Abruzzo. La democrazia partecipata, qualcuno l'ha accennato, è importante, perché se si fa una battaglia su un primo mare, se si fa una battaglia contro il centro Ori, dove nella zona di Ortona o della costa dei Rabocchi è molto più importante avere la pista ciclabile, avere il buon prodotto ortofrutticolo, del vino, dell'olio, pensi che avere altro che quello Abruzzo non c'entra nulla. Noi dovremmo riprendere quelle origini. Noi non è che dovremmo invidiare il passato della transumanza o di quell'icona che l'Abruzzo era identificato nella pastorizia, ma sono convinto che però a quello si può aggiungere la nuova tecnologia, l'ammodernamento delle linee ferroviarie, la possibilità che i nostri aerei atterrino a Pescara e poi riportare sul territorio massimo dei turisti che potrebbero venire a Abruzzo. Quanto trasporto fa le nostre navi mercantili o quanto trasporto fa passeggero le nostre navi? Questi argomenti io credo che il PD si debba far carico. Io sono convinto che questa nuova classe dirigente sarà capace di scrivere una nuova stagione, perché vedete, sulla questione del sociale, della sanità, e chiudo qui, noi abbiamo fatto nel mio territorio, per il circondario di Arte, se mi vedo, ha fatto una battaglia campale nei confronti dei provvedimenti di una ASL, di un direttore generale scellerato, che non ragionava con il proprio territorio, ma poteva mettere nelle proprie caselle i propri referenti politici. Guarda, già c'è un caso, credo, nazionale che debba essere preso a riferimento. Il Consiglio Comunale intero, dove Manola è anche consigliere comunale, ha diversi medici, tutti allineati, tutti coperti, tutti... ormai credo che siano diventati primari, anche che purtroppo sono stati capaci anche di inventarsi dei riparti nelle altre comunità affinché gli si potesse dare il titolo di primario. Io credo che questo, basta non fare questo, già avremmo fatto per tanto per la nostra Abruzzo. E quindi sono convinto di poter scrivere insieme a voi, di dare un contributo da chi conosce quotidianamente questa disperazione, e noi su quello dovremmo continuare a lavorare affinché non si debba più piangere o soffrire o riprendere e per i cittadini quella valigia o soprattutto a quella politica che andava a Roma con il cappello in mano a chiedere sempre un contributo. Questa volta dobbiamo essere noi, anche con un po' di sana follia. Giovanni Legnini ha rinunciato ad intervenire e ovviamente vi porge i saluti tramite me, ma sa che ci saranno tante altre occasioni in cui potrà dare il suo contributo. Noi comunque lo ringraziamo perché lui è sempre presente, attento a tutte le problematiche del partito, nonostante i suoi numerosissimi impegni e soprattutto tutti gli interventi che sta facendo a livello nazionale che dà lustro al nostro Abruzzo. Grazie. Non so se è un Tommaso o un Di Tommaso. Sacchesi. Ma io voglio stare a tema soprattutto ai tempi, perché mi rendo conto dell'ora, e voglio dire con molta tranquillità che ho molto apprezzato l'intervento introduttivo di Camillo D'Alessandro,
i problemi sui quali è pensabile che noi ci dovremmo spendere per la campagna elettorale, devo dire sinceramente che non ho le tue stesse certezze che la prossima campagna elettorale sarà una specie di cavalcata delle valchirie, perché la situazione in Abruzzo, come nel resto del paese, rimane complessa e difficile. Io inviterei tutti a non essere convinti di aver già vinto le elezioni. Io ho apprezzato la relazione di Camillo, in modo particolare sulla parte finale, quando ha parlato di un patrimonio che secondo me non è stato sufficientemente valorizzato, e che è quello riferito ai circoli, alle nostre strutture di base, ai livelli intermedi di partito, che purtroppo hanno vissuto poco e in maniera estremamente lontana la stessa esperienza che ci è stata richiamata da Camillo. Io parlo, faccio parte della direzione provinciale del Partito Democratico di Chieti, e nella mia provincia, ma credo che la stessa cosa sia successa dappertutto, non ho mai avuto il piacere di discutere a quel livello le problematiche sulle quali Camillo prima ha relazionato. Problematiche regionali che secondo me devono vedere i circoli, questa nostra struttura portante, al centro dell'impegno. E sono anche convinto che se noi rilanciamo anche nel prossimo periodo il ruolo fondamentale dei circoli di base, renderemo anche meno traumatiche le decisioni che si riferiscono alle candidature e a tutto quello che ruota attorno ad esse. Perché se c'è un confronto aperto, franco, democratico, civile, nei circoli, nelle strutture di base, io sono convinto che anche le differenziazioni di carattere nazionale le riusciremo a governare meglio. Perché sfido chiunque di voi che magari congressualmente si schiererà per il candidato A, B, C o D, e mi fermo qui per il momento perché sennò la Fibbia dovrebbe essere ancora molto frequentato, che non è d'accordo sulle proposte che ha fatto D'Alessandro. Sulla questione relativa a una sola ASL, sulla questione relativa a una sola struttura che si occupa di acqua, di trasporti e quant'altro. Chi è che sulla base della sua eventuale appartenenza alla corrente A, B, C o D non si dichiara d'accordo con queste cose concrete sulle quali dobbiamo andare a chiedere il consenso ad un elettorato che è vero, qualche mese fa ci ha voltato le spalle, ma che può essere recuperato? Ora io voglio dire che sono d'accordo con le sottolineature che facevo Luciano D'Alfonso sui problemi dell'occupazione, e chiederei, come ha fatto lui individuando alcuni aspetti, che il documento nostro fosse un po' più preciso. A me non basta sapere che ci sta un partito che propone 50.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 5 anni. Intanto dobbiamo ragionare sul fatto se questi posti di lavoro li consideriamo aggiuntivi o sostitutivi, perché nel prossimo periodo di 5 anni parecchia gente va in pensione. Vorrei sapere se questo obiettivo si può interpretare e come, alla luce della riforma Fornero, la controriforma Fornero che ha allungato il periodo di uscita dal lavoro per maschi e femmine. Così come sono convinto, al di là del giudizio che ciascuno di voi può aver avuto sulla presenza di Marchionne alla Severi Fantisagro, che i 700 milioni di investimenti che sono stati proposti dovrebbero stimolare da parte di un partito come il nostro la individuazione di quei settori collegati all'automotive e quindi all'indotto, perché si faccia qui quel lavoro che viene fatto attualmente non soltanto fuori dalla provincia di Chieti, ma fuori Abruzzo e fuori Italia. Qualche anno fa, quando Bersani era ministro dell'industria, si fece un convegno sui problemi dell'indotto Sedelle, e all'epoca dette una cifra che forse a molti pare esagerata. Ogni anno, la sapete, all'epoca si facevano 1.350 miliardi di vecchie lire di lavoro per l'indotto Sedelle. Di questi 1.350 miliardi, nemmeno un centesimo veniva prodotto in aziende del territorio chietino, abruzzese e molto anche nazionale. Quindi delle possibilità
nelle opportunità, finisco, di aggredire la disoccupazione, specie quella giovanile, credo che ce ne siano quante ne vogliamo, così come finisco sui problemi del modello di sviluppo che ipotizziamo per questa regione. Io sono convinto che vanno bene tutte le indicazioni, ma ragionare su una presenza robusta di industrie che in qualche modo facciano da traino anche agli altri livelli di economia, credo che dovremmo comunque riflettere su questa questione. Finisco per dire due cose velocissime. La prima, c'è un problema, mi pare di aver capito nel documento che ho letto, ho cercato di approfondire, lo farò nei prossimi giorni. Si pone l'obiettivo di costruire nuovi 5.000 nuovi appartamenti, mi pare di capire, attenzione. Io su questa questione ho qualche dubbio, nel senso che sono tra quelli che ritengono che sarebbe molto più opportuno, per non utilizzare il territorio oltre il limite del tollerabile, che si aprisse una discussione su come recuperiamo il patrimonio edilizio esistente, perché noi nella nostra regione abbiamo migliaia di case sfitte e abbandonate. L'ultimo flash, lo voglio dire, per quanto si riferisce alle cose dette dal sindaco Rocco D'Alfonso per Maria Marta, guardate, noi dobbiamo dare la risposta agli ultimi, alla gente più umile, sui problemi concreti. Sapete che è successo ieri a Chieti? Una scultura ha buttato fuori 25 non autosufficienti perché non ci sono le risorse. Un partito come il Partito Democratico, se non guarda questi problemi, se non li risolve, è chiaro che avrà molte, molte, molte difficoltà per tornare ad essere il partito di governo anche in una regione nella quale, in fin dei conti, il centro-sinistra ha poi governato, no? Mi pare che non è che stiamo ponendo il problema dell'assalto al cielo. Ce l'abbiamo fatta in altri momenti, ce la possiamo fare a una condizione, che si riescano ad individuare concretamente i problemi concreti della gente che lavora, di chi lavora in fabbrica, di chi lavora fuori fabbrica e soprattutto di chi soffre. Sarchese. Nel frattempo che prende la parola, volevo dire ai miei amici sottosegretari, perdonaci, e a Luciano, che parrebbe che la provincia di Serre abbia comunicato in queste ore la chiusura della statale 58 al traffico pesante per quanto riguarda noi, il punto in cui la Fondo Val del Sangro finisce. Questo significherebbe un gravissimo colpo alla Serre e all'indotto, che lì oggi ci sta una deviazione che pare che non possano stare più da domani al traffico pesante. Allora, colgo l'occasione di questo errore nel cognome per far notare un aspetto che dovrebbe dare un input diverso. Noi siamo in una stagione pre-congressuale e una stagione legata alle nuove elezioni. Il fatto che non si conosca il mio nome semplicemente perché il PD, lo porto l'occasione per dire che spesso il PD è individuato come il partito degli amministratori e degli ex amministratori. Se noi facciamo un excursus di chi ha parlato oggi, non ci sono stati scritti tesserati responsabili di partito, ma in molti casi, nella maggior parte dei casi, sono legati a funzioni di carattere amministrativo. Parto da questo punto perché volevo dare due input velocissimamente. Io non ho il documento, la bozza di documento programmatico, che mi farebbe piacere che cominciasse a circolare, perché io penso che il Partito Democratico non debba essere solo il partito degli amministratori. Dobbiamo in queste occasioni di elezioni regionali, di congresso, riportare gli iscritti protagonisti. Abbiamo avuto una grossa vittoria del partito di Grillo, nonostante non avesse strutture, non avesse amministratori. Io ritengo che in questo frangente, per vincere, perché ognuno ha dato la sua ricetta, mi auguro che tutte le ricette possano essere buone per vincere, in questo frangente abbiamo bisogno di partecipazione, sia nell'individuare la squadra, e non sono d'accordo con il sindaco di Giulianova in cui si dice individuiamo la squadra, poi vediamo gli schemi. Sono due aspetti che devono andare di pari passo: individuare la squadra condivisa da tutto il partito innanzitutto,
per evitare che pezzi di partito non vada a votare e per individuare che ci sono delle pugnalate alle spalle, li abbiamo visti in diverse occasioni, ed elaborare un programma partecipato. Questa parola ritengo che debba entrare nel nostro lessico. E l'aspetto che mi preme di più, io sono nell'ambito degli ecologisti democratici, abbiamo avuto 2 settimane fa il congresso nazionale, sviluppo sostenibile, che non sia la solita ciliegina messa lì come capitolo di programma, perché ormai anche il centrodestra ha imparato che lo sviluppo sostenibile è la ricetta per l'Abruzzo, deve essere un programma permeato da ricette che vadano in questa direzione. Io assolutamente non dico che non ci debba essere un'industria, ma deve essere un'industria di qualità, e in Abruzzo abbiamo già tantissime imprese che fanno economia verde, che si stanno riconvertendo con sacrificio a livello di investimento. Abbiamo i parchi, abbiamo il Nombrina Mare, abbiamo il Parco della Costa Teatina che grazie ai Nini abbiamo sulla carta, ma purtroppo la regione sta facendo una battaglia perché non venga realizzata, inoltre amministratori di centrodestra, e quindi ritengo che nel lavoro che stiamo e dobbiamo fare insieme, e ribadisco insieme, su questo programma lo sviluppo sostenibile non sia una ciliegina, perché anche la centrodestra che vuole l'inceneritore dei rifiuti ormai parla di sviluppo sostenibile in tutti i convegni possibili e immaginabili, ma sì, sia una ricetta realizzabile per la nostra regione, e la nostra regione ha tutte le carte in regola per essere una regione verde. Grazie. Va bene, chiudiamo subito, l'abbiamo svolta in tempi davvero europei perché sono le 8:30, di questo vi ringrazio. Il senso era esattamente quello per il quale la piega di tutti gli interventi hanno poi, diciamo, come dire, contribuito a dare, ovvero dare senso a un programma che via via andrà costruendosi nel corso di queste settimane e di questi giorni. Qualche considerazione a voi, vi chiedo veramente 30 secondi perché finisco. La prima è ripresa anche dagli interventi. Io ho desiderato fortemente questo incontro, l'elaborazione di una bozza programmatica che è di circa 8 pagine, ovviamente una serie di approfondimenti e di allegati a margine di quella bozza la amplieranno, con un intervento che è chiaramente introduttivo, quale quello che prima riprendeva Giustino, che chiaramente 2800 battute come si richiede un giornale, ed è evidentemente scrivere all'agenda titoli più che approfondire uno di quelli. Però una raccomandazione desidero fare. Io dal 18 di aprile, che è intanto una direzione regionale allargata e la qualità e gli interventi stessi per tale l'hanno anche rappresentata questa iniziativa doverosa, anche per comunicare fuori appunto che noi ci stiamo, e peraltro voglio dire, la sola bozza programmatica che abbiamo costruito per oggi di appena 8 pagine è di gran lunga un programma molto più corposo del 2005. Lo dico perché, oltre a dare questo messaggio, io dal 18 di aprile ad oggi ho visitato quasi 30 circoli, forse più caratterizzati da un punto di vista territoriale, e ho assunto l'informazione, visitando quei circoli, che molta della discussione è ancora ancorata, anche giustamente, nulla questo sul punto, sulle vicende nazionali e soprattutto sulla rottura che vi è stata, ma che a mio avviso invece è solo un effetto di una causa più profonda che è natura congressuale, nella elezione del Presidente della Repubblica del 18 e del 19 di aprile, quando invece io ritengo che il Partito Regionale Abruzzese, dunque tutti noi, ha un carico di responsabilità in più, perché nell'incrociare quel congresso che discuterà anche di quelle vicende, io auspico soprattutto come effetto più che come cause, dunque andando a vedere davvero le cause, in un incrociare di questa situazione noi abbiamo le elezioni regionali. E mi sembra di capire, e trovo conforto anche negli interventi di questa sera, che un pezzo della discussione sulle prossime regionali non viene svolto nei luoghi opportuni, e su questo condivido, e pertanto il mio compito era quello di dare, tra virgolette, un semilavorato a che adesso questo sia possibile.
e dentro il semilavorato non solo una bozza programmatica che io ritengo possa essere davvero profondamente innovativa. Se il titolo è quelle migliaia di posti di lavoro, lo svolgimento del tema è alcuni degli interventi che abbiamo ascoltato, chiaramente. Oltre a questo, poter far vivere quella bozza programmatica, e dico questo, è davvero chiuso, rapidamente mi avvio alla conclusione, dico questo perché io ritengo che le prossime elezioni regionali, ho una fotografia ben stampata che voglio ricordarvi, ma le prossime elezioni regionali non solo si possono vincere, ma soprattutto, e questo è fondamentale, si vincono se c'è una comunità, si vincono se quando ti rendi presso un presidio anche una sola parola rispetto ai 5 anni trascorsi di sanità, e quelli che possono arrivare sono diversi. Si vincono se anche presso un locale pubblico militanti e tanti cittadini si mettono in cammino favorendo un ragionamento piuttosto che un altro. Si vincono cioè non solo se noi siamo convinti di poterla vincere, ma se noi ci sentiamo di doverla vincere. E voglio ricordare su questo una cosa che mi è capitata ricordando la foto, perché è chiaro che con queste elezioni regionali io concludo anche questa esperienza di segreteria regionale, che da questo punto di vista voglio ricordare, ho avuto alcune fortune legate agli spazi che altre vicende mi hanno dato nel poter svolgere un ruolo così apicale, qualche situazione straordinaria nel dover mettermi in prima linea con tanti altri rispetto a una situazione più unica che rara e spero non si ripeta mai nella storia del nostro paese. E la foto è quella, per esempio, dell'ultimo comizio in campagna elettorale amministrativa a Sumora, vedendo il sindaco di Montesilvano, di Avezzano, di Spoltore, di Lanciano, di Francavilla, di Vasto, di Ortona, con il segno che partendo da quella situazione nel giro di qualche mese, costruendo alleanze con una comunità, perché tutte quelle scelte sono state di apertura, hanno visto davvero il protagonista è quello di Peppino, ma sono state di profonda apertura e di non di gelosia del risultato del nostro contenitore, della nostra sala. A quella fotografia ci siamo arrivati grazie a tutti voi, e faccio un ricordo più personale, ma che è tanto vostro, perché guardando i vostri volti io so che dietro le vittorie degli anni in cui noi abbiamo vinto c'è pezzi interi di contributo individuale. Io 2 anni fa, per esempio, e ho chiuso, svolgevo la campagna elettorale, in quel caso era Roseto, Lanciano, Francavilla e Vasto, con una situazione familiare molto particolare, perché tutte e tre i componenti della mia famiglia, e Francesco lo sa, erano ricoverati presso l'ospedale di Chieti, mio figlio in terapia intensiva per un mese, l'altro in pediatria e mia moglie in ostetricia per un incidente. Io credo che però l'obiettivo da raggiungere era talmente alto, perché innanzitutto quell'obiettivo, anche con quelle vittorie, parlava a quello che doveva arrivare, a una comunità che doveva un tempo futuro, che parlava anche dei miei figli che stavano ricoverati in ottime mani, devo dire, presso l'ospedale di Chieti, anche se con qualche problema che qualcuno vuole ricordare. Io credo che nella nostra storia tutte le vittorie sono quando noi abbiamo donato tempo per la costruzione di una comunità, arrivando a un obiettivo che ci sembrava più ampio. Allora, se è così ed è così, capite bene che quello che sento, che è emerso un po' meno questa sera, che forse emergerà, primarie sì, primarie no, primarie competitive, primarie non competitive, non è l'obiettivo. Quello è un obiettivo congressuale, quello può essere un obiettivo interno. L'obiettivo delle primarie è certo scegliere il miglior candidato, ma soprattutto mettere in campo e in moto una comunità che arrivi a un'altra comunità. Se facciamo questo, allora vinciamo le elezioni regionali. Nessuno ha un'altra ricetta e nessuno pensa di vincere a prescindere. Con questo percorso, individuando in quel modo il candidato, con una forza di progetto e con una coalizione assolutamente ampia e solida, allora sì, io vi dico, così noi vinciamo le regionali. Buona serata e buon pomeriggio.